vuoto volumetrico da 6200 centimetri cubi. Spinge da far paura, i 564 cavalli si avvertono dal minimo fino a 6000 giri. Buono il comfort in generale, specialmente in autostrada, dove vengono assorbiti molto bene gli avvallamenti. In città i colpi sono un pochino più secchi sui tombini, ma molto bene smorzati. Ottimo supporto del posteriore, si ha la sensazione di una tenuta molto alta anche nei cambi severi di direzione. L'elettronica non è mai chiamata in causa, complice anche uno sterzo non particolarmente pronto che dà tempo appunto al posteriore di trovare il suo fermo appoggio. Nonostante lo sterzo non sia particolarmente pronto, ci è piaciuto il setup, un buon bilanciamento, facile da controllare, con reazioni veramente alla portata di tutti.